Amici di Notebook Italia, benvenuti in questo nuovo video. Quante volte abbiamo difficoltà nel gestire i cavi nella postazione PC o per collegare, per esempio, lo smartphone ad un monitor esterno? Tutto questo Acefast lo risolve con questo Acefast A17, un caricatore multiporta con porte integrate. Sicuramente interessante, ma vediamo se ne vale la pena. Partiamo con la confezione di vendita, sicuramente con tutto quanto in linea rispetto a quello che ci serve appunto per utilizzare questo caricatore. È molto carina in cartone di colore verde e bianca. Abbiamo sulla parte frontale la scritta Acefast con il logo e altre informazioni sugli altri lati. L'esperienza di unboxing è più che buona: abbiamo il caricatore, il cavo di ricarica USB Type-C da 1,8 metri, quindi il cavo di ricarica per qualsiasi dispositivo che si collega. E anche la manualistica è una dotazione, quella lì necessaria, strettamente necessaria per utilizzare il caricatore, né più né meno. Se avessero messo anche un cavo, per esempio, HDMI, sarebbe stato il top. Esteticamente, questo caricatore di Acefast è discreto. Nella nostra colorazione, quella lì bianca, c'è anche nera. È molto carino. Abbiamo davanti le porte che sono una Type-C, una porta USB Type-A e una porta HDMI con uscita 4K a 60 Hz. Abbiamo poi sui lati i vari loghi della Acefast, quindi di questo caricatore, e dall'altra parte abbiamo anche alcune informazioni riguardanti uscita, ingressi, eccetera. Devo dire che a livello costruttivo, nonostante sia costruito in plastica, è davvero solido e ben fatto, e sicuramente non ha un'estetica e una costruzione cheap. Le modalità di utilizzo sono molteplici: si può utilizzare con PC, con smartphone e anche con altri dispositivi. Per usarlo con il PC basta collegare il computer tramite cavo Type-C al caricatore, il monitor sempre al caricatore ma tramite cavo HDMI e ovviamente la spina alla corrente. Così facendo tutto quanto è collegato. Bisogna però ricordare un paio di fattori: che appunto la porta Type-C del computer deve essere dotata della modalità DisplayPort per poter collegare il monitor tramite HDMI al caricatore e far sì che tutto funzioni a dovere. Inoltre, bisogna anche considerare che la potenza massima del caricatore è di 65 watt, quindi bisogna avere un computer o un dispositivo che supporti al massimo 65 watt di ricarica. È molto più semplice il collegamento con lo smartphone: si fa tutto con il cavo Type-C, si collega allo smartphone che tendenzialmente è sempre compatibile, deve avere ovviamente il supporto all'uscita video tramite Type-C. Questo è appunto controllabile nelle impostazioni dello smartphone. E sicuramente gli smartphone hanno la possibilità di collegarsi anche tramite mirroring, per esempio alle TV, ma è secondo me molto più comodo, soprattutto per l'assenza di lag, avere un cavo che conduce quindi il segnale video al monitor o alla televisione piuttosto che il mirroring. Non abbiamo nessun tipo di problema per gli altri dispositivi che si collegano tramite porta USB per utilizzarli, quindi con gli smartphone, anche se il problema principale di questo dispositivo sta nella compatibilità. Non c'è una lista vera e propria di compatibilità. L'unico modo per capire se il proprio dispositivo è compatibile è acquistarlo, provarlo e quindi verificarne la compatibilità. Non con tutti quanti i dispositivi, leggendo anche le recensioni su internet, nei vari store online. Non tutti quanti hanno avuto la possibilità di utilizzarlo con il proprio dispositivo perché non è al 100% compatibile con tutti quanti i dispositivi. Altra pecca sono i 60 Hz sul 4K, ci fossero stati 75 e 90, sarebbe stato sicuramente una nota di pregio. In conclusione, questo caricatore di Acefast è molto interessante per chi vuole un prodotto unico che ci consente di collegare monitor e PC utilizzando soltanto una presa. Sicuramente è comodo per chi vuole quindi un ordine nella propria postazione. Fatto sta che comunque ci sono varie lacune, soprattutto legate alla compatibilità e anche soprattutto al prezzo non proprio concorrenziale, circa 50 € su Amazon, secondo me sono un po' troppi per questo tipo di prodotto. Comunque sicuramente va sopra la sufficienza, ma devo dire che alcune lacune potrebbero far distogliere lo sguardo da questo prodotto. Comunque, diciamocelo, per i dispositivi ai quali è, per i quali appunto è compatibile, è molto buono, molto interessante, ma questo problema di compatibilità non è un problema da poco.
Amici, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere alcun video. Io come sempre sono Francesco per Notebook Italia e ci vediamo alla prossima. Ciao!